Bastano due gol nel primo tempo al Tolentino per avere la meglio del Castelnuovo e tornare alla vittoria a distanza di due mesi. Era il 28 marzo, i cremisi espugnavano il Mariani Pavone di Pineto. La formazione abruzzese torna in campo a distanza di 20 giorni dall'ultimo incontro disputato contro la Vastese. Formazione rimaneggiata per Di Fabio, che deve fare di necessità virtù, viste le tante assenze, 8 legate al Covid. Per quanto riguarda la fase difensiva, torna a titolare tra i pali Olivieri, mentre a far coppia con capitan Terrenzio c'è Morganti. A centrocampo la coppia Loviso Gentile. In avanti prima da titolare per Di Stefano, che prende il posto di Regidio. Si rivede titolare dopo un infortunio anche Fagioli. I cremisi a Castelnuovo, con la salvezza già acquisita e con nulla più da dire al campionato, si schierano con il 3-5-2. Strano guida la difesa. A centrocampo Capezzani e Pagliari agiscono da mezzali, mentre in avanti Padovani supportato da Cicconetti. La prima emozione della gara è di marca locale. Buona azione sulla fascia sinistra di Manari, che serve al centro area Fagioli, che prova di testa in tuffo, ma il numero 9 non inquadra lo specchio. Ancora nero-verdi per l'occasione in maglia bianca al 15esimo, quando Emili prova a sorprendere la difesa mettendosi in proprio, ma la sua conclusione a giro mette solo i brividi al portiere Giorgi. Alla prima sortita offensiva però il Tolentino passa a condurre. Verticalizzazione e pallone invitante messo in mezzo da Pagliari. La difesa di casa sta a guardare, così ad approfittarne Cicconetti, che di punta mette in rete. Il Castelnuovo non ci sta e crea subito i presupposti per il pareggio, ancora con Emili protagonista, ma il suo colpo di testa a botta sicura chiama il miracolo in corner Giorgi. Dal calcio d'angolo che ne scaturisce lettura difensiva errata dei bianchi di casa e ripartenza velocissima del Tolentino, con la sfera che arriva sui piedi di Padovani, ma il suo tiro chiama la super risposta Olivieri. Per ovvie ragioni non può essere il Castelnuovo che siamo abituati a vedere, ma anche la dea bendata gira le spalle a Terrenzio e compagni nell'occasione del 2-0 cremisi, quando Salvatelli dalla sinistra, nel tentativo di mettere in mezzo, trova una traiettoria beffarda che infila Olivieri sul secondo palo. Nel finale di primo tempo recrimina il Castelnuovo per un fallo su Fagioli in area di rigore, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per la massima punizione. Ad inizio ripresa mister Di Fabio si gioca subito la carta di Ruocco, che prende il posto di Di Stefano. Proprio in entrato prova a suonare la carica al minuto 12, ma Giorgi risponde presente. L'azione prosegue con la spettacolare rovesciata di Gentile, ma a dire di no al centrocampista è ancora l'estremo ospite, che poi si ripete su Fagioli. Poi ancora Castelnuovo ad andare vicino al gol. Verticalizzazione profonda di Bregasi per Emilli. Il fantasista approfitta di un errore del difensore e calcia verso la porta, non inquadrando lo specchio. Ancora padroni di casa alla mezz'ora a provarci da calcio d'angolo. Sfera che arriva sui piedi del neoentrato Bregasi, che da due passi mette incredibilmente sul fondo. Continua il monologo dei padroni di casa in questa ripresa, che provano al 34esimo a riaprire la contesa, ma il tiro cross di Di Ruocco danza sulla linea di porta e poi viene messa in corner dalla difesa. Per vedere il primo tiro della formazione allenata da Mosconi dobbiamo aspettare il 40esimo, quando Ruci prova dai 15 metri con la risposta in tuffo di Olivieri. Due giri di lancetti e arriva il gol meritato, che permette al Castelnuovo di accorciare le distanze. L'assist di Rosario Di Ruocco, che pesca sul secondo palo Emili, per lui un gioco da ragazzi, mettere in rete. Nei 5 di recupero l'assalto verso la porta di Giorgi non sortisce gli effetti sperati, anzi c'è tempo solo per vedere la seconda ammonizione per Foglia, che lascia i suoi in 10. Al triplice fischio finale a far festa il Tolentino, ma tanti applausi anche per il Castelnuovo, che nonostante le enormi difficoltà del momento ha ancora una volta sfoderato una prestazione da grande. Mister Guido Di Fabio, oggi il Castelnuovo è andato oltre quelle che sono le problematiche Covid, però non ha fatto i conti con la sfortuna e con una direzione arbitrale, diciamo, al limite. No, voi lo sapete come la penso io, che non parlo mai di sti signori, perché detto, non voglio dare alibi ai miei giocatori, però innanzitutto voglio fare un applauso ai miei giocatori, perché in una situazione così difficile sono riusciti a sfoderare una prestazione spettacolare. Poi ci stanno degli errori individuali che magari paghi a caro prezzo, però avremmo avuto almeno 7-8 palle gol per vincere questa partita. Poi il resto l'ha fatto quel signore lì, cioè delle cose inammissibili, perché non si può, cioè in due occasioni fallo sul nostro giocatore da munizione dell'avversario, il nostro giocatore cerca di divincolarsi per continuare l'azione, ammonisce tutte e due. Cioè in due occasioni è successo questo, no? Oltre
ai discorsi, no? Delle maglie strappate, vabbè, poi quello è un altro coso. Io sto dalla panchina, non posso vedere se è rigore o meno, però mi fa pure la battuta, no? I suoi giocatori, mister, devono imparare a rimanere in piedi. Io ho detto scusa signore, forse abbiamo avuto il Covid, siamo deboli e caschiamo, però le magliette da soli non ce le strappiamo sicuramente. Vi siete svuotati con la salvezza raggiunta, anche le paure per essere risucchiati nei play-out, e oggi avete fatto comunque nel primo tempo almeno una buona prestazione. Sì, nel primo tempo magari, come tu prima, potremmo chiuderla. Noi siamo una squadra giovane, tra virgolette, una squadra giovane, manca un po' di esperienza. Te l'ho detto, è stata magari questa è stata partita quando hai raggiunto la salvezza, come dici giustamente te, sei un attimino più tranquillo, puoi giocare tranquillamente. Ma ti assicuro, noi abbiamo fatto sempre buone prestazioni, ci è mancato un vizio di fortuna per fare il salto di qualità. È una stagione che l'abbiamo portato dentro, dove dovremo migliorare, però è una stagione sfalsata per il Covid, che è stata dura veramente. Ecco, cosa secondo lei non ha funzionato nella ripresa? Perché abbiamo visto comunque, a parte un Castelnuovo più arrembante, però voi avete avuto come un po' di paura, un po' di timore. Sì, perché dopo te scarica pure la paura, no, di non portare a casa il risultato, perché tante volte, tra virgolette, ci hanno rubato la merenda all'ultimo, e è stata quella. Ci è mancato un po' di gestione, un po' di personalità. Questo però è un problema che fai giocando, i ragazzi possono migliorare soltanto così.